Ciao followers, buongiorno a tutti e benvenuti in questa nuova seduta con il vostro Yugufo. Cari followers, buona giornata a tutti voi, buon lunedì, si ritorna al solito tram tram settimanale. Purtroppo è lunedì, è finito il fine settimana. Io spero che sia servito per qualcuno di voi per rigenerarsi, anche perché il fine settimana è sempre troppo breve. Ad ogni modo, followers, parliamo di calcio, parliamo di quello che è stato comunque protagonista sui campi di gioco. Andiamo a vedere che cosa è successo. Chi è stato il protagonista? Il VAR. Giustamente perché, ragazzi, è come al solito un errore costante. È una costante l'errore nel nostro campionato. È il pianto di quelli del Piagnapoli, giustamente perché loro devono per forza piangere in qualsiasi occasione. Ad ogni modo, followers, prima di iniziare, io vi ricordo il momento tenerezza. Fate l'iscrizione al canale del vostro Yugufo, poi dovete lasciare un like, altrimenti Peppino Chi ne ha detto ossobuco vi verrà a cercare, ragazzi. Attenzione, perché il caro Peppino Chi ne è pericoloso. Followers, parliamo di cose importanti. Attenzione perché, ragazzi, dobbiamo parlare di quello che hanno di quello che ha combinato Nainggolan, perché comunque lui è stato intervistato, no? A calciomercato.com c'è un articolino dove loro parlano di Nainggolan, il ninja, come veniva chiamato, grandissimo calciatore quando era in panchina, quando scendeva in campo, un po' meno, però, ragazzi, lui che ha sempre dichiarato: io alla Juve non ci andrei mai. Anche perché è normale, no? Se la Juve non ti cerca, di conseguenza tu alla Juve non ci andrai mai. Questo è poco ma sicuro. Però vedete, ragazzi, che lui dice: all'Inter persi la voglia, a Roma fumavo con Sabatini, a Cagliari bevevo con gli ultras. Quindi vedete che comunque lui è sempre stato un calciatore modello, è stato proprio il modello da seguire. Peccato, ragazzi, che la Juventus non l'abbia mai voluto, e io veramente ringrazio la Juventus, anche se è un purtroppo per lui, perché lui dice: io alla Juve non ci andrei mai, io Juve, io ma... Cazzo ti vuole un altro, ragazzi, della lista che si autoinvita, per cui rifiutare l'invito. Attenzione, follower, se dobbiamo parlare di un tifoso della Lazio, voi avete visto che c'è stata la partita contro la Lazio, noi abbiamo portato a casa 3 punti. Innanzitutto dobbiamo dire questa cosa: a parte il fatto che la Juventus, voi avete visto, noi ogni mezzo fallo che facciamo becchiamo il cartellino giallo, che è strano, anche quest'anno abbiamo questa media molto alta di cartellini gialli. Eppure abbiamo cambiato l'allenatore, abbiamo cambiato sistema di gioco, però, ragazzi, purtroppo tanto cartone per noi, perché ogni volta che succede un piccolo fallo per noi è cartellino giallo. Ai nostri avversari no, però questo è un piccolo dettaglio. E te, quelli della Lazio, comunque non l'hanno presa bene. Sui social io ho trovato molti insulti da parte dei tifosi della Lazio, che giustamente hanno capito come funziona l'andazzo. È facile. Tu comunque, quando c'hai come avversario la Juventus, è normale che la Juventus, essendo la squadra più temuta d'Italia, perché comunque noi abbiamo vinto più scudetti, anche se gli altri piangono e se li autoassegnano, gli scudetti li abbiamo vinti noi, nonostante due comunque che sono diventati di cartone perché qualcuno se li è cuciti sul petto non avendone diritto, però noi abbiamo vinto più scudetti degli altri, e quindi quelli dicono: no, la Juventus è un nemico in comune, e quelli della Lazio si sono alleati con quelli del Piagnapoli. Attenzione perché, vorrei far vedere, ce n'erano tanti di post tipo questo signore qua, questo tizio, il professor odiatore, diciamo che ce ne siamo accorti che è un odiatore. Fate impazzire le province di Vibo Valentia, Isernia, Potenza, Reggio Calabria, Potenza, scusate, Reggio Calabria, Siracusa, Agrigento, eccetera. Non mi meraviglio della mancanza di vergogna che tifa Juve. Il 90% è gente che ha tradito la propria identità e la propria terra, pur di avere un'inutile rivalsa in una vita scandita da degrado e frustrazione. Ma è vero però, eh? Questi tifosi apolidi, è normale che il fine giustifichi i mezzi. E questo, giustamente, ragazzi, è preso pari pari, ragazzi, lui ha fatto copia e incolla pari pari dai dettami di Aurelio De Piangentis. Vi ricordate, ragazzi, quando Aurelio De Piangentis si accorgeva che battere la Juventus per lui era un muro invalicabile, visto che per 9 anni di seguito ha solo ricevuto cetrioloni di misure comunque notevoli nel deretano, ovviamente l'intestino retto iniziava a fare male, e allora lui ha detto: ma questi qua noi innanzitutto dobbiamo cercare di avere più tifosi. Si è riunito con i suoi scagnozzi e hanno deciso di mettere in giro questa rete: se tu sei tifoso di Napoli, non puoi tifare Juventus, perché se no sono altri cetrioloni nel deretano. E si sono inventati questa storia, questa regola. E
infatti, ragazzi, no, ma bisogna applicarla. Infatti, io mi sto adoperando per aiutare Aurelio De Piangentis. Ci mancherebbe, ragazzi. Io vivo qui in Spagna, ci sono milioni, ma che dico milioni, tantissimi proprio tifosi del Barcellona e del Real Madrid. No, non si può fare. È tifoso apolito, lo ha detto Albino Zerbino, perché comunque le l'ha detto Aurelio De Piangentis, lo dice Auriemma, tifoso apolito, quindi non si può. Tu non puoi tifare Real Madrid se non sei di Madrid. Poi ci sono delle cittadine limitrofe vicino a Madrid. Ma se la distanza comunque è un po' più grande di quello che è il dovuto, il limite che comunque ha stipulato Aurelio De Piangentis, non puoi tifare quella squadra. No, non si può, è vietato. Quelli che sono tutti latini, no? Del Sud America, colombiani, venezuelani, cileni, tutti questi che impazziscono per il Barcellona, non si può fare, devi tifare la squadra della tua città. Poi, ovviamente, se c'è il mondiale, tu, siccome c'era un drogato in campo che ha rubato un mondiale con un gol di mano, tu puoi tifare Argentina, giustamente, la squadra della sua città, poi, quando si tratta di nazionale. Così, tifano Argentina. Così, è giusto perché il gol rubato di mano, il mondiale rubato di mano con la droga, però ragazzi sono cose che succedono e quindi vedete che questi tifosi della Lazio si sono alleati con i piani napoletani, ragazzi, senza sapere comunque che loro hanno rosicato di brutto. Vedete ragazzi, l'espulsione televisiva di Romagnoli, esagerata, esagerata. Oh, era esagerato questa espulsione. Oh, pallone dietro, falciato il nostro calciatore. Che gentilmente il Milan ci ha venduto, Kalulu, questo qua, praticamente viene falciato da dietro. Io non lo so, se vieni falciato da dietro e stai comunque per segnare, in una azione spettacolare comunque che ha fatto la Juve. No, ragazzi, esagero. Poi però, questo qua, che praticamente Douglas Luiz, che sì, è un calciatore in confusione, che sì, che non sta rendendo, questo qua, praticamente, che succede, ragazzi? Gli danno un pestone sul piede. Lui fa così, non è che tira il pugno, fa così, che comunque è un gesto di stizza, ma magari andava dato pure il cartellino giallo, no? Però alla fine, ragazzi, lo ha detto pure Caruso, Raffaele Caruso ha detto: guardate, è giallo, non è rosso. Però per loro comunque è esagerata quella di Romagnoli, però poi vogliono l'espulsione per Douglas Luiz, che ricevo, ripeto, ha ricevuto un pestone, fa così con il gomito, effettivamente per loro diventa un pugno in faccia e diventano tutte queste cose. Avete visto? Questo qua, ragazzi, che c'è stata, vedete, una manata in faccia, weà. Questo però non era niente, non ne parla nessuno. Fabiano, Fabiani, non so come si chiama, quello della Lazio, lui che comunque cercava notorietà. Vedete che noi riceviamo tanti episodi arbitrali a sfavore, non è giusto, noi dobbiamo parlare. Questa cosa non è giusta anche contro la Fiorentina. Allora, se c'è un problema contro la Fiorentina, perché ne parli adesso che hai giocato e hai perso un a niente contro la Juve? Perché lo devi uscire adesso questo problema? Allora, giocano contro le altre squadre, ricevono dei presunti torti arbitrali, rimane così. Poi succede contro la Juve. Dove stanno le televisioni? È andato su Sky, è andato su Mediaset, è andato su Rai 1, su Rai 2, è andato a casa di Variale, ha detto: Variale, mi presti i telefoni della Rai che devo telefonare a qualcuno. Tiago Motta, devi morire, si è fatto aiutare da Variale, io non lo so, questo qua gioca contro la Juventus e deve parlare. Quando gioca contro la Fiorentina, muto. Però poi, dopo che hai perso contro la Juventus, anche con la Fiorentina, ma che cazzo ce ne frega noi dell'episodio contro la Fiorentina? Devi piangere dopo che hai giocato con la Fiorentina. Quando giochi con la Juve, che cazzo c'è? No, deve far capire lui che purtroppo, ragazzi, loro. Purtroppo è gente così. Ah, anche Variale, parlando di Variale, no? Variale, ieri sera, giustamente. Io ieri non avevo visto, ragazzi. Dopo la partita, no, ieri mattina, scusate. Ieri mattina ho visto il Twitter di Variale. Ha rosicato, però l'ha presa bene, dicevo, la Juve. L'avete visto, no? Nel video di ieri io ve l'ho fatto vedere. La Juve, vabbè, ha vinto comunque in superiorità numerica, ha fatto schifo, però comunque con un autogol siete riusciti a vincere. Ha rosicato. Poi giustamente lui ha detto: oh, ma qua stanno piangendo tutti perché comunque probabilmente c'era un episodio su cui fare un po' di caciara, no? E giustamente anche lui si è messo a parlare. Avanti ieri era tutto a posto. Ieri giustamente anche lui, vedete, dura protesta. Perché non l'hai detto ieri? Non te ne eri accorto?
Variale, non sappiamo più fare il nostro lavoro, Variale. Non sappiamo, caro ex direttore tascabile di Rai Sport, alto un metro e niente, lei non sa più lavorare, si è dimenticato come si fanno le cose, ha visto che tutti si offendivano, ha detto, vabbè, qua comunque possiamo monetizzare, sputando velino sulla Juventus, il mio sport preferito, vabbè, il mio secondo sport preferito, perché il primo è prendere i telefoni della Rai e dire, ah, devi morire, ti aspetto sotto al garage con la macchina accesa, ti do le percosse, ah. Questo ragazzi purtroppo è il lobby preferito di Variale verso le donne. Ma attenzione, vedete lui, dura protesta della Lazio sulla nuova espulsione di Douglas Luiz per un pugno. Ci sono le immagini, non è un pugno, è uno che fa così, è praticamente questo che dà un colpo, è un colpo, perché questo gli hanno dato un pestone, fa così, è un colpo. Giustamente lui deve parlare, no? Vedete, lui parla della Juventus, giustamente non è il primo, mi sembra che ne ha fatto altri, vedete? Ah, vedete? Juventini, quelli che dopo Juve Lazio di ieri si indignano per il rigore non concesso, eh? È normale ragazzi, è normale, perché qui abbiamo visto una bella squadretta, eh? Ieri abbiamo visto una bella squadretta rubacchiare, un bel 0-1 a Empoli, Empoli brillante, comunque mette in difficoltà il Piagnapoli. Nel primo tempo io stavo ascoltando la partita in diretta su Tele Lombardia, su Top Calcio, e giustamente c'era Mimmo Pesce, il nostro idolo, che comunque è un grande, e lui no, diceva, stava scherzando, perché comunque c'era un rigore per l'Empoli, e quelli in studio lo stavano scottendo, dicevano, Mimmo, però di questo non ne parliamo, eh? E lui scherzando diceva, vabbè sì, però non è che dobbiamo parlare di tutti gli episodi, non fa niente, questo passerà in sordi. E giustamente tutti da spariscono le immagini da Rai lì, dalla Serie A negli highlights, non mostrano questo rigore netto sullo 0-0 che c'era a favore dell'Empoli, ma tutto a posto, perché poi diventa netto il rigorino, vedete Variale? Al di là delle immagini e della posizione ideale di abisso per giudicare, e poi l'avversario, no, vedete, non protesta per niente. Ragazzi, qua io vi voglio far vedere adesso delle immagini, perché giustamente io ve lo voglio far vedere, perché giustamente, dico io giustamente, lo step on foot, che sarebbe il pestone, adesso è lo step a fianco al foot, perché lui praticamente il piede non lo tocca mai, lo mette a fianco. E giustamente ragazzi, se tu ti butti per terra per nulla e ti chiami Politano, altro che simulazione, il rigore te lo danno. Qui, se tu sei un calciatore della Juventus, ovviamente il rigore non solo non te lo danno, ti buttano pure fuori. Ma questo è un altro discorso, ragazzi, perché giustamente loro sono in vetta alla classifica. Siccome De Siervo, di cui andremo a parlare adesso, De Siervo, giustamente, è quello il suo lavoro, lui ha deciso così, ha deciso che il campionato della Serie A non lo deve vincere la squadra più forte, lo deve vincere ogni volta una squadra diversa, e che questa squadra diversa non sia mai la Juventus. E vedete, cari followers, che qui c'è questo contattino, dove se voi vedete qua non lo fanno vedere perché l'immagine è un po' sta troppo in alto, però ragazzi vi assicuro che non c'è alcun pestone, è semplicemente Politano. Voi sapete che lui è un barellino, si butta a terra praticamente ogni secondo, e quindi, cari followers, c'è un rigorino che viene assegnato al Napoli, quando rigorino non è, perché ragazzi, Gemmi dice il rigore per il Napoli, non ho visto contatto. Vedete, questo dell'Empoli giustamente in diretta smerda quelli di Dazone, dice, ma quale contatto, rivedetelo bene, quelli di Dazone, effettivamente a trovare scuse, perché non c'è nessun step on foot, è tutto falso, però tutto a posto ragazzi, diamo il rigorino al Piagnapoli, perché giustamente la Juventus ha vinto ieri, ha vinto anche la Cartonese, loro sapevano di avere pressione e bisognava aiutarli per farli mantenere la vetta, ovviamente. Però quelli del Piagnapoli stanno a piangere, perché la Juve ruba, voi sapete ragazzi come funziona lì sotto al Vesuvio, a Castelpianto è sempre così. Però followers, attenzione, prima di chiudere vorrei parlare proprio di lui, di De Siervo. Io vi voglio far vedere delle immagini. Ragazzi, questo è un messaggio di errore che qualcuno di voi avrà ricevuto sul computer negli ultimi giorni. L'accesso al presente sito, che diffondeva illecitamente contenuti, ragazzi, cartoni su internet,
è stato bloccato con un provvedimento di merda, direi io, dalle autorità per le comunicazioni. Vedete che quelli di Agcom praticamente la fanno grossa e bloccano Google, bloccano delle estensioni di Google, perché loro la pirateria, noi elimineremo la pirateria, tutti in galera per il pezzotto. Vedete, adesso andranno a arrestare subito quelli di Google, sono già in galera, eh. Come diceva il mitico Maurizio Mosca, quelli di Google sono già in galera, è già stato arrestato. Ragazzi, bella figura di merendina del nostro De Siervo. Ad ogni modo, followers, la seduta con il vostro Yugufo termina qui. Vi ricordo il momento tenerezza, fate l'iscrizione al canale e noi ci vediamo nella nostra prossima seduta. Chi non si iscrive al canale è un cartonato. Yeah.